Eccoci con Sonia Xausa, candidato regionale per Movimento 5 Stelle. Abbiamo 6 candidati del Portogruarese, 4 di Portogruaro, 1 di Premaggiore e lei che è di Caorre. Mancano 2 giorni, si può dire, al voto. Come sta andando e quali sono le sue aspettative? Allora, la campagna elettorale è andata bene perché noi portiamo una serie di contenuti, cioè il programma regionale applicato alla regione. Il sentore di come andrà non lo sappiamo, per noi siamo la prima volta che ci presentiamo in regione, per cui non abbiamo idea di come andrà. Speriamo bene, speriamo comunque di fare massa critica e che la gente incominci a pretendere quello che vuole, cioè il bene comune da chiunque. Lei ha fatto o sentito qualche sondaggio al riguardo o voi state andando per la vostra strada senza guardare niente a nessuno? Allora, gli ultimi che ho letto prima del 15 mi sembra ci davano al 12%, però i sondaggi sono sondaggi. Bisogna vedere se la gente ha ancora voglia di andare a votare. Allora, le dico cosa mi è arrivato a me come notizia, come informazione dal sito riguardo ai consiglieri regionali, dove mi si dice che l'unico che ha possibilità concrete, perché io voglio andare sul pratico, è Barbizan, perché chiaramente ha è trainante per Zaia, che è il favorito, e gli altri, compresa lei, hanno meno probabilità. Lei condivide questa tesi o no? Non lo so, comunque in caso continuiamo ad essere attivisti sul territorio, per cui a noi interessa entrare con chiunque che diventi il sassolino dentro l'ingranaggio. L'ultima cosa, lei è la prima volta che partecipa a una campagna elettorale regionale, perciò altre cose rispetto a una campagna elettorale locale, comunale, lei ha partecipato a quella di Caorle, che differenze ha visto? C'è sempre che ci siano delle differenze? No, è più una campagna locale, penso, dove si può parlare dei temi del territorio. Noi ci siamo concentrati su cosa il movimento potrebbe fare a livello regionale e dopo faremo pressione perché questo venga fatto da chiunque governa il territorio. Allora, le strappo solo un'ultima cosa. Una sua priorità, quello che ha detto in campagna elettorale fino adesso, l'elemento principale per lei? Allora, a me sta a cuore il Parco Lagunare del Veneto Orientale, che potrebbe essere volano della pesca, del turismo e dell'agricoltura. Eh beh, per Caorle mi sembra. Grazie. Tutto il territorio. Grazie.